No. 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 No, 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 no. Ah, nuova avventura davvero divertente oggi. Sì, proprio divertente. Oggi purtroppo, ragazzi, non è davvero divertente. C'è Cartoon Cat. Ed è veramente una creatura mostruosa. Davvero, davvero che spaventa tutti quanti. Peraltro, guardate qua già la generazione che è diventata molto strana, vedete? Qui c'è qualcosa di strano, ad esempio, perché tutte queste cose in aria? Ok, mi sono fatto degli attrezzi in pietra. E adesso direi di andarcene a trovare dei posti decisamente migliori. Tipo, mi raccomando, se notate qualcosa di strano... Ah, una cosa, guardate! Ecco, questa impostazione, con questa impostazione qua, vedete, ci sono i sottotitoli qui a destra. E quindi, tipo, appena... Allora, diciamo che praticamente questa cosa ti permette di capire se c'è qualche entità nelle vicinanze. Perché, tipo, questi significa passi in inglese, footsteps. Invece, quando rompo questa cosa, dice che ho rotto una foglia. E tutte queste cose. Quindi, se c'è tipo Cartoon Cat che cammina, potrebbe esserci scritto tipo qualcuno che cammina o entità che cammina, che non sono io, però. Quindi stiamo attenti anche ai sottotitoli. E ora, prima che arrivi la notte e ci ammazzi il Cartoon Cat, ragazzi, perché è veramente una creatura mostruosa. Beh, mi raccomando, iniziamo a cercare la casa. E ricordatevi di lasciare anche like se volete. E iscrivervi al canale se vi piacciono questi video horror, dove andiamo alla ricerca di queste cose veramente terribili che, ragazzi, ho sempre paura di fare da solo. Ma per fortuna ci siete anche voi, che mi supportate con un sacco di bei commenti e cose belle. Grazie. Ah, le canne da zucchero, buone. Prendiamole tutte, anche perché mi sa che si può fare la torta con le canne da zucchero. Nom nom nom. Questo è altro carbone, direi di prenderlo. Ora che ci penso, ragazzi, quello che potrei costruire è un bunker. Cioè, tipo un qualcosa che ti permette di stare super al sicuro e al protetto. In questo modo sicuramente non puoi morire, giusto? Giusto? Sarebbe bello se trovassimo un villaggio, quantomeno. Perché nei villaggi ci sono sempre cose utili, tipo cibo. Che, ragazzi, noi non abbiamo ancora trovato niente cibo. E qua le cose ci ammazzeranno. E sta pure diventando notte, perché ormai il sole è verso il tramonto, praticamente. Quindi dobbiamo trovare del cibo. Ecco, se notiamo, come vedete, sta diventando la luce sempre più rossa. Il che significa solo una cosa. Significa che sta arrivando notte. Purtroppo, perché il sole sta tramontando. Quando la luce diventa rossa, significa che il sole tramonta. E quindi noi che facciamo qui? Questa è un'ottima domanda, ragazzi. Com'è possibile che sia tutto così in alto? Allora, perché da una parte mi viene da dire, però, cioè, è più sicuro stare qui sulla montagna. Dall'altra parte mi viene da dire, non abbiamo niente, non abbiamo cibo, non abbiamo da mangiare, dobbiamo scendere per forza. Ed è diventata notte ormai. Bene. Beh, ragazzi, io mi metterei le torce qua, perché sennò veramente sta, cioè, ormai qua è diventata la notte horror. Cioè, in realtà è la notte horror, di fatti. Eccoci. Là c'è una caverna, però è enorme. E io non ho chiesto una caverna, quello che ho chiesto io è del cacchio di cibo. A parte l'erba e gli alberi e le montagne, grazie. Stiamo sempre attenti a questi sottotitoli, perché avete visto prima, quando c'era la cosa strana, c'era un sottotitolo enorme che mi ha coperto tipo metà schermo, no? E quindi potrebbero esserci di nuovo. Oddio, che spavento questo coso. Allora, qua c'è sicuramente del ferro che noi prendiamo. Oh, il ferro, ci possiamo fare la spada, ci possiamo fare l'armatura, però appunto non ancora. E poi lì dietro c'era un minerale verde. Che cacchio è questo minerale? Forse è smeraldo. Vabbè, non è che ce ne facciamo molto. Forse solo se incontriamo dei villager. È notte. Allora, lasciamo perdere lo smeraldo. Ho cambiato idea. Allora, quello che dovremmo fare noi è ormai non morire. Notate la minimappa qua, ragazzi, un attimo. Queste cose rosse sono dei mostri cattivi, che possono essere mostri di Minecraft oppure mostri che ho aggiunto con le mod, tipo il Cartoon Cat. Il Cartoon Cat è un po' bruttino, se posso dire la mia, eh? Ah, per carità, la notte è proprio bella qui. Però qua io non ho bisogno della notte, io ripeto.
Sto cercando del cibo, dannazione, non c'è niente. Però allora scusate un attimo, vedete che allora lo fanno apposta, ragazzi. Com'è possibile? Non c'è niente. Forse nel fiume magari c'è del pesce, ma appunto ora. Ma non abbiamo trovato nemmeno le pecore per il letto, non abbiamo trovato niente. Oddio mio. Oddio mio, che disastro. Cioè qua ci moriamo, ragazzi. Qua ci moriamo palesemente. Scendiamo senza farci male perché ci manca solo che ci faccia male adesso, guardate. Solo quello ci manca. E siamo a cavallo proprio. Ok, allora, in teoria qua, se noi scendiamo. Oh. No. 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 Cosa diavolo era quella roba? Ragazzi, se avete sentito... Ma voi non sentite un cazzo? Raga, voi non stavate sentendo il gioco, probabilmente. Ma vi giuro, io ho sentito una voce che faceva... Se urlate! Però in inglese, tutto in inglese. Se urlate! Bla bla bla, non so, diceva una cosa strana. Vabbè, ho capito. Oddio, cos'era? Ok, no, non è niente. Allora, sono sicuro che qua vicino a me c'è qualcosa. Comunque, secondo me si era visto forse anche dai sottotitoli. Forse, non so. Però vi giuro che c'era... Ah, del pesce. Ah, che schifo! Non è pesce quello, mio Dio, era... Era solo un cacchio di coso, che spavento. Allora, vediamo se troviamo dei pesciolini, perché dobbiamo appunto prenderci da mangiare, dannazione. Non si vede niente, tutto buio. Ah, quello è un pesce. Ma c'è un creeper pure. Oh, ecco qua. Ecco qua. Dammi il pesce. Dammi il pesce. Pesce. Ok. Ho preso tutto. Perfetto. Adesso andiamo qua. No, i creeper no. I creeper sono brutti. Vabbè, ma che ce ne... No. Sentite. Di nuovo. Era la stessa cosa che avevo sentito prima. Oddio. Ma allora aveva scritto cave dweller lì. C'era scritto così. Quindi non so se era il Cartoon Cat, ragazzi. Perché ma a me sembra strano. Secondo me non lo so, ragazzi. Mi sembra tutto troppo strano. Perché io non mi ricordo di aver aggiunto il Cave Dweller. Io ho aggiunto, mi pare, solo il Cartoon Cat. E ne sono sicuro perché qua ho ricontrollato la versione guardando semplicemente. E vabbè, non si può vedere niente. Però praticamente, vediamo se ce la facciamo a farvi, perché vi devo far vedere questa roba. Io mi ricordo che nella versione che io avevo messo c'era questa spada qui. E io ero stato attento a questa cosa, quando stavamo parlando, l'avevo notato, senza dirvi niente. E in effetti avevo confermato che era la versione che pensavo io, quindi non mi sembra di aver messo il Cave Dweller in questa versione. Abbiamo un problema, mi sa. Allora, prendiamo comunque il cibo, almeno un trionfo ce l'abbiamo fatta, almeno il cibo. Oh, bene, cioè dai, poco cibo, perché sicuramente ce ne servirebbe di più adesso. Però bene, almeno il cibo l'abbiamo preso. Stiamo mettendo torcio ovunque, ma... Comunque, prendiamo anche quest'ultimo pesce, lo cuociamo, così. Ed è perfetto. Adesso... Abbiamo già smesso, praticamente, di avere cibo, però. Quindi... Stiamo attenti. Va fuori. Ok, non c'è nessuno, a parte il creeper, ma... Vabbè, i creeper, nessun problema. Noi li abbiamo affrontati 30.000 finora. Sappiamo gestire un creeper, no? Eccoci qua. Bene. Vedete? Non è stato niente di che. Però noi dobbiamo continuare a metterci alla ricerca di altro cibo, ragazzi. Perché mi manca solo un pesce. Non è che possiamo vivere con un pesce. Ho preso il ferro. Oh, ma ci sono un sacco di polli qua. Oddio, che bello. Prendiamoli. Uccidiamo gli zombie, magari. Mi sa che c'erano... pure tanti altri zombie. Io sto guardando anche i sottotitoli, ragazzi. Se sentite che sto parlando un pochino esitante, è perché appunto sto cercando di controllare anche i sottotitoli, proprio per capire se c'è qualcosa. Dannazione. Vabbè, va bene. Non importa, tanto chi se ne frega del terreno. Però eccoci, troppi mob, sicuramente. Troppa erba alta, madonna quanto mi dà fastidio l'erba alta. Ah! È discordino però, Voi sapete cos'è Discord, ragazzi? Scrivetemi nei commenti, perché questa è veramente un'ottima domanda. Perché magari non lo conoscete. Fatemi sapere se lo conoscete. Comunque,
E eccoci. Abbiamo preso abbastanza pollo. Qua c'è un ragno, dannazione, perché sono andato ad ucciderlo, potevo andarmene. Comunque mi sa che i sottotitoli diventano troppi e danno un po' fastidio, quindi scrivetemi se li volete anche nel prossimo episodio. Ma perché secondo me danno informazioni utili questi titoli, quindi secondo me sarebbero anche da tenere effettivamente, se ci pensate. Però vabbè, insomma. Ah, questo è un bioma particolare. Questo non è un bioma normale di Minecraft. Fa parte del bioma che ho aggiunto io con le mod, evidentemente. Allora, però, noi mo adesso siamo al sicuro. Erco, come non detto. Allora, possiamo dire che siccome sta arrivando il giorno, stiamo mezzi al sicuro, no? Oh! Vabbè, dai, il creeper. D'accordo, creeper. Sta arrivando il giorno, quindi siamo mezzi al sicuro. Quindi direi di posizionare qui sotto. Vabbè, qui la crafting table. E direi di metterci anche la fornace. Però prima facciamoci un altro ropiccone, così. Beh, utile anche che noi ci facessimo un'armatura in ferro. Ma buonanotte. Buona fortuna a trovarci l'armatura in ferro, ragazzi. Abbiamo solo altri 4 di pollo. Io pensavo ce ne fosse di più, invece no. Accidenti. Sto cercando altre cose, magari. Altro cibo. Oh, ma lì c'è un villaggio! Praticamente qua dietro dove ho fatto il mio posticino. Bene, bene, bene. Allora, adesso andiamo al villaggio. Ci cuociamo prima di tutto il pollino qua. Vediamo se è pronto. Ok, quasi pronto. Vabbè, buttiamo gli occhi di ragno, che è tipo queste cose che ormai non ci servono proprio a niente. Tipo queste cose qua, che cacchio ci servono? Ordiniamoci l'inventario, se no diventa tutto un casino. Olè. Ok, prendiamo queste cose. Ok, e anche la crafting table. E adesso andiamo al villaggio, ragazzi, perché possiamo... Ma vi immaginate se tipo i villager sono tipo malati, sono pazzi e hanno gli occhi bianchi e tipo mi vogliono uccidere? Che in qualche villaggio succede questa cosa. Succede soprattutto quando c'è Herobrine nel mondo. Anzi, succede sempre quando c'è Herobrine nel mondo, purtroppo. Ma non credo ci sia Herobrine in questo mondo. Sono abbastanza sicuro di ciò. Quindi secondo me i villager saranno normali. Vediamo un attimo, magari mi sto sbagliando completamente. Non c'è nessun villager qua. Però stavo facendo gli effetti vocali comunque. Oh, del pane, buono. E vabbè, questa non mi serve a niente, però la prendo comunque perché magari può essere sempre utile. Villager, tu sei normale? Ok, sei normale, bene. Mi stava pigliando un infarto quando si è girato. Ok, le torce mi hanno insospettito, ma in realtà fa parte della generazione normale del villaggio. Perché ho detto, chi cacchio le ha piazzate? Vabbè, saranno state i villager comunque. Qua non c'è... Ah, però aspetta un attimo, noi il letto lo prendiamo, ragazzi, perché siccome qua diventa notte, giorno, in modo normale, possiamo anche dormire. E di notte, insomma, non succede niente. Io sto sentendo rumori strani, quindi a volte può succedere che mi blocchi per sentire meglio. Cioè, che smetta di parlare per sentire meglio. Ma non c'è niente qua. Vabbè, quindi praticamente noi siamo venuti nel villaggio speranzosi di trovare qualcosa. Invece l'unica cosa che abbiamo trovato sono rotture di scatole, perché i villager rompono sempre le scatole. Ah, ho visto, quello è il Cartoon Dweller, ragazzi. No, ti prego. Allora, ragazzi, avevo letto male, mi sa. Allora, il Dweller, praticamente, per chi non lo sapesse, è una creatura che si vive nelle caverne. Ma il Cartoon Dweller, in inglese, si traduce come il gatto tipo cacciatore. Quindi, no, tipo l'abitante gatto, una roba del genere. O tipo l'abitante delle caverne, il gatto abitante delle caverne. Tipo una roba del genere, ragazzi. Quindi, questa cosa vuol dire che questo gatto potrebbe trovarsi effettivamente nelle caverne di Minecraft, soprattutto. E noi lo sentiamo anche all'esterno, proprio perché abita questo mondo. Però secondo me può uscire anche dalle caverne. Perché ho visto soprattutto altri video, anche di comunque altre persone che avevano portato questa mod, dove effettivamente c'era il gatto fuori. Quindi adesso noi lo cerchiamo meglio. Raga, ormai andiamo nelle caverne, che devo dire, tanto l'armatura in ferro ci servirebbe. Però giusto perché voglio trovarlo. Eccoci, questa effettivamente è una caverna, ragazzi. Mettiamoci le torce, se no non si vede più niente. Aia, ho un'idea prima. E la mia idea era proprio questa, fare un secchio. Perché l'acqua, ragazzi, ci serve sempre, sempre. Anche voi, se giocate a Minecraft,
Se sapete utilizzare bene l'acqua nei momenti magari dove ci sono dei mostri, e praticamente l'acqua spinge via i mostri, oppure se cadete e riuscite a piazzare direttamente il blocco sotto di voi, così non morite, perché tanto l'acqua su Minecraft è super... è tipo super pro, cioè super forte praticamente, cioè è veramente ottima l'acqua su Minecraft, non ti fa praticamente morire anche se cadi da 200 metri d'altezza, quindi è un'ottima cosa avercela sempre nell'inventario. Ci facciamo il piccone e ci facciamo anche la spadina. Qua adesso noi dovremmo andare proprio nella caverna. Dio mio, guardate quanto è buio. Ho paura, raga. Ho troppa paura. Prendiamoci il pane. Dai, almeno abbiamo il cibo, su. Oh, mal che vada entriamo tipo dentro un muro e non ne usciamo più. Aiuto. Mi sa che l'abitante delle caverne gatto è qua. Ho anche chiamato Cartoon Cat, ragazzi. Non è un semplice abitante delle caverne, purtroppo. Il Cartoon Cat... perché poi il Cartoon Cat... cioè... comunque... veramente... cioè lo conoscono in molti. Purtroppo. Perché è un gatto che è diventato veramente famosissimo. Ormai qualche anno fa e sta ritornando super di moda. Proprio perché è veramente, veramente inquietante. Attenzione, eh. Certo che queste caverne ti danno un'atmosfera unica. Oh! Ve l'ho detto io che si trova qua. Ve l'ho detto che si trova qua. Ve l'ho detto. Ma qua ci fa fuori, ragazzi, eh. Qua ci fa fuori. Dobbiamo stare attenti. Qua basta poco, ci spinge nella lava, ci moriamo malissimo. Comunque avete sentito che si sentiva molto più forte. Qua si può respirare comunque perché ci sono le bolle d'aria per fortuna. Ah, dei diamanti! Oh, ok, aspetta. Ritorniamo a respirare. Ok, ora quello che dovremmo fare è farci tipo dello spazio per respirare qua, in parte ai diamanti. Però questa pietra è proprio dura da scavare, accidenti, perché sott'acqua le cose diventano sempre più difficili da scavare. Quindi adesso ritorniamo a riprendere aria. Raga, bisogna fare un po' così. Aia, aia, vedete, vedete, vedete. Ora ritorniamo subito di nuovo qua, così... Ok, va bene. Allora, adesso mangiamo. Prendiamo il diamante. Beh, vedete che abbiamo fatto bene comunque ad esplorare. I diamanti sono sempre buoni. Oh, guardate che belli comunque con la shader, ragazzi. Sono super belli perché sono molto colorati, molto accesi, molto luminosi. Ma tutti i minerali qua sono luminosi con questa shader. Ok, perfetto. Dammi i diamanti, i miei diamanti. Li ho trovati io, yuppie. Ok, prendiamo aria qua. E adesso direi di andare da questa parte. Comunque non abbiamo ancora trovato il gatto, dannazione a quel gattaccio del cacchio. Dov'è finito il cave dweller? Forse da questa parte magari? No. A parte che qua ci muoio, raga. Qua ci muoio, però non è vero. Ci ho vissuto, per fortuna. Guarda che cacchio, eh? Ma sto scavando l'acqua, mi dice. Ma Minecraft, ma sei stupido. Qui sono lapislazzuli comunque. Mi fa piacere stare sopra un blocco di magma e scavare i diamanti così. Cioè, vabbè, i diamanti, il ferro. Magari scavare i diamanti. Oh! No, dice che stai per correre e urlare. E tu urli sempre. Non è vero, io non urlo. Cioè, vabbè, sì, in effetti sto urlando abbastanza, ma non è che mi sente, tipo... raga, sto vedendo cose, aiutatemi. In realtà sono i riflessi dell'acqua, mi sto spaventando. Però i diamanti non posso mica rifiutarmeli così, Non posso mica rifiutarmeli così, i diamanti. Vedete che chi cerca trova, ragazzi. Aia. Sto morendo. Stavo morendo affogato, voi pensate un po' come son messo, raga. Tutto per i diamanti. No, raga, è quello. È quel... oh mio Dio! No! 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 Sta cantando!
No, no, no. Andate via voi, che cacchio volete? Non siete minimamente spaventosi quanto quel Cartoon Cat. Ma avete sentito come cantava? Quella è la canzone che fa il Cartoon Cat, ragazzi. Oh mio Dio, mio Dio, mio Dio, mio Dio, gli infarti, gli infarti, gli infarti. No, 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 ho paurissima, ho paurissima, ho paurissima, ho paurissima, ho paurissima, ragazzi. Dannazione, questi zombie quanto danno fastidio, ma danno... Ma veramente, ma danno più fastidio del Cartoon Cat. Cioè, il Cartoon Cat fa paura, non è che dà fastidio. Quello dà un po' fastidio, invece. Guarda, guarda, guarda. Di quegli scherzi del cacchio. Quindi, regà, ma avete visto? È incredibile che non mi abbia attaccato. Sembrava come quasi... se mi volesse tipo spaventare, vabbè, ho capito. Invece questi mi vogliono uccidere proprio. Ma quanto fanno male sti scheletri del cacchio. No. Basta. C'ho un cuore. C'ho tre cuori. No, no, no. 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 Oddio, si sono uccisi da soli. Oddio, sono uccisi da soli. Oddio, c'ho un cuore, ho un cuore, ho un dannato cuore, ragazzi. Ma com'è possibile? Ma veramente, su Minecraft non si può sopravvivere senza una dannata armatura, porco due, oh. Che pappole. Facciamoci immediatamente una cacchio di chestplate. Veramente. Ho una chestplate e poi devo... Ma scusami, com'è possibile che non trovo nemmeno il ferro? Com'è possibile? Ma è lì sopra il ferro, non lo vedo nemmeno. Vai via tu, vai via, stupido zombie che non sei altro. Che mi stava per uccidere prima... Lo scheletro, raga, ma vi rendete conto? Lo scheletro! Cioè, manco il Cartoon Cat mi ha ucciso e lo scheletro mi deve uccidere, invece. Che cazzo? Cos'è? Ma cos'è? Oh! Che cazzo? Ma raga, ma avete sentito? Ma questo è stato fuori casa mia? Ma è stato un tuono? Ma che cacchio sta... Scusate un attimo, vado a vedere. Allora, adesso andiamocene via da qua. Io spero proprio che questo dannato Cartoon Cat non mi segua più e spero soprattutto che non mi uccida nessuno nella vita reale, perché qua stanno arrivando fulmini, quindi secondo me è collegato con il Cartoon Cat. Cioè, vi immaginate? Se mi diventa brutto. No! 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 No, ti prego, non ti prego! No, non ti prego! No! Cosa faccio? No, no, non sa nuotare, non sa nuotare. Mi sembra non sappia nuotare. Non mi sembra sappia nuotare. No, 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 raga. No, vado, sto facendo un verso orribile. Ha smesso? Dove diavolo è finito? No, vabbè, ma non è possibile, raga, non è possibile. Non è possibile. Per fortuna non sa nuotare e per fortuna che questi fondali sono così profondi da allontanarlo da me. Mio Dio, che paura. What? Che cacchio c'è qua, raga? Ma cosa? Ma... Oh, cribbio. Oh, mio Dio. Ma... Perché c'è una casa sottoterra, raga? No, vabbè, ma scusate, ma allora sono io... Cioè, sono io scemo, non sto capendo. No, 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 no! L'Enderman si è arrabbiato. L'Enderman si è proprio incazzato. No! Ah! 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 Non ti prego, non ti prego, non ti prego, tua madre. Tua madre è così... Anca... Mio Dio. No, 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 raga, questo mondo, vi garantisco, non è possibile sopravvivere in questo mondo. Non è possibile. No, no. No, non di nuovo, ti prego. Non di nuovo. Dove dannazione è finito sto gatto del cacchio? Allora, ricordiamoci, in questo mondo l'acqua è mia amica. Qua l'ho visto anche dei diamanti comunque. Che dite, vado a prendere. Eccoci. C'è l'Enderman lì. Porco due, sono caduto.
No, no, è figlio di... Guarda, guarda, guarda. Ma cosa vuoi, ma... No! No, raga, ma vi giuro, cioè, è incredibilmente... Ma come... Ma quante cose ci sono? Perché c'ho un Enderman che... Ma raga, ma vi sembra normale questa cosa? Fermi tutti, perché... A me c'è qualcosa che non mi torna. Cioè, questo non mi sembra Minecraft. Cioè, sembra che Minecraft stia cercando di uccidermi a tutti i costi, ragazzi. Ma non solo il Cartoon Cat, tutto. Tutto quanto. Basta, basta, vai via. Oh mio Dio, raga, ma è impossibile. E poi perché c'è una casa in mezzo ad una caspita di caverna? Da quando in qua c'è su Minecraft questa cosa? A parte delle mod che ho messo, immagino, spero. Ok, qua c'è del ferro che... Vabbè, però, devo dirvi, non c'è molto. Ecco, boh, questo piccone lo prendiamo, dai. Il copper, ma... Insomma, ecco, queste cose però sono buone perché si possono mangiare. Oh, un sacco di diamanti? Altro ferro? Ok. Accetto tutto. Questo... ok, vabbè, non me ne frega niente. Il piccone diamante, oh, buono, eh. Raga, è buono. Ok, poi cos'altro abbiamo qua? Ok, una pala che direi di comunque prendere. Nel senso, non fa mai male, ovviamente. Invece al piano di sopra che cos'è che c'è? Ok, abbiamo un elmo che è decisamente migliore del nostro. Ovviamente lo prendiamo. Vabbè, avremo anche quest'altro che ha protection, ma non so se è meglio di quello di diamante. Boh, chissà, magari sì, non lo so. Però, allora, questa è una bella casa, sapete? Cioè, se vivessimo in una caverna si potrebbe benissimo utilizzare come casa personale, perché è veramente bella. No, gli Enderman hanno rotto le scatole, basta, basta Enderman, ti prego. Cioè, non ne posso più, vi giuro. Cioè, sono... basta. Basta, hai rotto le scatole, ma cosa vogliono? Ma poi non ti ho guardato. Perché sono arrabbiati con me, raga, se io non li guardo? Ma che vuoi? Ma smetti, non ti ho guardato. Assurdo. Com'è possibile? C'ho un cacchio di schiaffo. Ah! No, 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 no. Mi stava per uccidere. Oh, Cristo Dio, no. No, 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 no. Ma quanto diavolo è forte quel coso? No. No, vi giuro, raga, questo mondo è invivibile, è invivibile. Però ha smesso, comunque se n'è andato, mi sa. Corcacchio. Dannazione a quel gattaccio del cacchio. Dannazione a quel gattaccio del cacchio, raga. Dannazione a lui. Allora mettiamoci immediatamente l'armatura, che evidentemente non serve a niente contro quel gatto. Oh mio Dio, ma cosa vuole da me? Assurdo. Comunque per fortuna mi dà il punto della mia morte e mi dice dove cacchio sono morto, così almeno, vedete, mi posso avvicinare. E quindi almeno così, per fortuna, perché sennò non sapevo più come ritornare indietro, raga. Scrivetemi se volete vedere altri video con questo gatto, il Cartoon Cat. E ci vediamo al prossimo video inquietante. Altri diamanti.